Direttore, se sì. Buonasera, apriamo la seduta con l'appello, prego un attimo di attenzione, grazie. Amaro. Ampezzo. Sì. Alta Terme. Sì. Cavazzo Carnico. Sì. Cercivento. Sì. Cercivento, il sindaco? Sì. Sì. Cogna, Menemozzo, Forni a Voltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ovaro, Paluzza, il delegato, Paularo, Prato, Preone, Ravascletto, delegato dei Fanti, Raveo, Rigolato, Sappada, sì. Sauris, Socchieve, Suprio, Tommezzo, sì. Trepoli, Gosullo, Merzenis, sì. Villa Santina, sì. Giulio, sì. Allora io propongo, cioè, questo ritorno, proporrei ai colleghi, visto che noi abbiamo in collegamento il dottor Gallo, proporrei, per poterlo poi liberare, di anticipare il punto all'ordine del giorno sul piano nazionale ripartenza resilienza, inizialmente, così poi lo possiamo liberare e magari possiamo anche validare subito il tema dell'ordine del giorno sui vaccini, che era stato oggetto della nostra, dei nostri scambi in questi giorni. Però per fare questo serve che l'Assemblea sia d'accordo. C'è qualcuno contrario? No? Ok. All'unanimità? Va bene. Allora, saluto il dottor Gallo. E, due parole di introduzione, perché poi farà lui un passaggio più preciso. Allora, quello che si chiede qui è il punto all'ordine del giorno è l'avvio e la calendarizzazione degli incontri per la progettualità a valere sul piano nazionale ripresa e resilienza su Carnia 2030. Questo perché? Perché ci siamo sempre detti che, a prescindere dalla presidenza, dal comitato esecutivo e da chi svolge i ruoli esecutivi all'interno della comunità di montagna, abbiamo la necessità come territorio di dotarci di un piano di sviluppo e per evitare che passi ulteriormente il tempo, farci trovare pronti al passaggio del treno. Se poi tutti i posti saranno occupati, però perlomeno noi dobbiamo prenotare il biglietto e arrivare lì con delle idee precise. Cosa si chiede all'Assemblea, brevemente? Concordare sul fatto che i ruoli svolti siano quelli, innanzitutto, dei sindaci, che abbiamo detto devono essere motore di sviluppo, e che si ritroveranno su un tavolo dedicato alla individuazione degli interventi a valere, prima di tutto, sul recovery, che prevede quasi esclusivamente spese per investimenti in infrastrutture. Ce lo dobbiamo ricordare, quasi esclusivamente spese per investimenti, quindi in infrastrutture. Quindi soggetto numero uno. Soggetto numero due, essere d'accordo che sono i portatori di interesse partner, quindi la presidenza della regione, la presidenza della Camera di Commercio in primis e poi gli altri, che devono condividere questo piano che è portato avanti dai sindaci, e poi tutti i portatori di interesse territoriale, che sono compresi i nostri assessori e i consiglieri, che
che negli altri 14 tavoli, perché se ricordate in questa assemblea abbiamo presentato la declinazione secondo quelli che erano i punti principali tematici, che si dovranno trovare e poi proporre idee progetto per lo sviluppo della Carnia, che poi approderanno anche queste al tavolo dei sindaci, che deve avere la funzione di centro, insomma, nevralgico di questa operazione. La comunità di montagna deve detenere il ruolo di motore, di sviluppo e propulsore. Dobbiamo decidere una data per presentare, coinvolgere questo percorso alla Presidenza della Regione, alla Camera di Commercio e ai principali portatori di interesse, per farli salire a bordo e prenotare assieme questo biglietto, che potrebbe essere, anzi dovrebbe essere, una data attorno all'8 maggio, viste le però riscontrate le disponibilità che dobbiamo avere dei principali invitati. Da fine maggio al 15 giugno l'avvio dei 15 tavoli, che gioco forza dobbiamo prepararci a predisporre online, perché se poi sarà possibile cambiare modalità sarà la benvenuta. Il piano deve andare a intercettare tutta una serie di possibilità di finanziamento, che ricordiamo: il recovery, le risorse non spese della programmazione 14-20, le risorse della prossima programmazione 21-27, i finanziamenti regionali e per l'intesa, le aree interne e altri fondi, oltre che i fondi propri della nostra comunità. Quindi, come dicevamo, se siamo furbi lo facciamo, perché nessun altro ancora lo ha fatto. E passo la parola al dottor Gallo, che su questo ha avviato con noi e progettato il percorso, e quindi parola a lei. Grazie Presidente e buonasera a tutti e ben ritrovati. Un attimo che non lo sentiamo, forse deve accendere. No, il mio microfono è acceso. Pronto? Pronto? No. Sala convegni, il microfono è spento. Pronto? No, adesso? Pronto? No, e risulta sempre spento sala convegni. Pronto? Pronto, pronto? Adesso, no, pronto? No. Pronto? Presidente, mi senti? Guarda che avete spento il microfono sala convegni. Ok, adesso sentiamo. Pronto? Sentite? Sì, ti sentiamo, avanti, prego. Ecco. Grazie Presidente e grazie a tutti voi e buonasera. E ben ritrovati. Il punto sul tema del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza, sapete che questa settimana, il 16, quindi ci sarà il secondo appuntamento a Roma alle due Camere, quindi sia al Parlamento che al Senato, Camera dei Deputati che al Senato, e il 26 è prevista la votazione definitiva delle due Camere, perché poi entro il 30 di aprile ci sia l'accordo con Bruxelles. Avrebbero definito anche che ad agosto cominciano ad esserci i primi versamenti, quindi la prima liquidità per lo Stato italiano. E quindi è quanto mai opportuno andare avanti con i nostri ragionamenti. E siamo tutti consapevoli, come dicevamo anche le altre volte, che giorno dopo giorno quelle cose che in qualche modo avevamo aperto come ragionamento si stanno avverando, e il Covid di fatto ha aperto una crisi che è diventata strutturale, quindi non solo il tema sanitario ma economico, ambientale, sociale ed istituzionale, ed ha segnato e sta segnando la fine di un modello di sviluppo. Però come tutte le cose finiscono, altre si aprono. E quindi credo che la missione grande di voi sindaci in quest'epoca, in questo momento, è proprio quella di riuscire ad aprire nuove strade di sviluppo e di benessere.
avevamo disegnato, e qui vado veloce e cerco anche di mettere giù i prossimi appuntamenti, che è importante che condividiate e ci ragioniate sopra, ma il primo passo che avevamo definito è proprio quello del passaggio dall'io al noi, cioè la costituzione voi della comunità, comunità di montagna, mai come in questo caso comunità acquista un significato alto, è una delle parole chiave che ci accompagneranno da qui al 2030 in tutta una serie di documenti sia europei che nazionali che regionali, e comunità in questo caso significa 28 comuni, 38.000 abitanti, 1.280 chilometri quadrati che decidono di affrontare il tema delle politiche di sviluppo assieme. Quindi comunità non significa fusione, non significa che spariscono le specificità, anzi, in questa dimensione la comunità, l'idea di comunità ci aiuta a vedere come siamo da una parte intimamente connessi, gli uni agli altri. Quindi un comune con l'altro comune e costituire insieme come carnia, carnia capace anche di generare alleanze. Ma dall'altra queste comuni appartenenze, ma anche nello stesso tempo irriducibili e irrinunciabili differenze. Ecco, questo tema deve non solo coesistere, ma è il nostro punto di partenza di questo stare e di lavorare insieme. Il secondo passo che avevamo definito è proprio quello del questo insieme, l'essere insieme, questo noi, è perché abbiamo bisogno di tanta energia per riuscire ad innovare e a trasformare. E un'energia trasformativa, tanto che abbiamo parlato, no, di accendere la carne, accendere il territorio, che significa in qualche modo attivare quattro energie tra i cittadini e le imprese. La prima, che è quella della fiducia, perché se non c'è capacità di creare fiducia e coesione difficilmente si riesce. E questo per voi è un punto di partenza importante, è l'orgoglio di appartenere alla Carnia. Lo dicevo anche altre volte, ma anche visto da fuori, dal Veneto, ma anche dal Trentino, ma anche dall'Alto Adige, quando si parla di Carnia c'è l'idea di roccia. Cioè magari tra di voi, ma come è giusto che sia, discutete, ragionate, eccetera. Ma quando poi c'è da fare cose grandi si percepisce una coesione forte, insomma, roccia che si presenta al mondo. E su questo c'è l'altra energia da attivare, che è quella di vedere il domani possibile, migliore, perché non è affatto scontato, perché oggi prevale la paura, il timore, e qui invece occorre dire no, è possibile costruire qualcosa che possa generare sviluppo e crescita economica in Carnia. Il coraggio di fare il primo passo e anche in questo momento la forza e la capacità di tener duro. Quindi di superare i timori e la paura e non arrendersi. Ecco, queste sono le quattro energie che è necessario nei prossimi mesi e penso anche nei prossimi anni, insomma, che i sindaci in particolare riescano ad accendere. Il terzo passo è riuscire a generare insieme una visione che abbiamo chiamato Carnia 2030. 20 e 30 perché da qui al 20 e 30, non a caso, il presidente prima citava una serie di appuntamenti, ma saranno appuntamenti e sono già scritti, sono ben precisi. Adesso si parla del piano nazionale, come vi dicevo, ma c'è già in ballo e arriveranno i bandi nei prossimi mesi delle spese, cioè le risorse non spese della precedente programmazione. 2021 si aprirà la prossima programmazione, arriveranno risorse delle aree interne, delle aree montane, voi siete regione autonoma per cui avete risorse specifiche in più vostre, ma guardate che dal dopoguerra l'Italia e questa regione ancora di più non ha mai visto tante risorse messe a disposizione. Il problema è che non è così scontato riuscire a metterle a valore.
ed è necessario costruire una visione insieme di come sarà la Carnia e come la vedete la Carnia del 2030. E da questo punto di vista, allora, l'evento dell'8 maggio o quella data che deciderete è un evento importante perché è l'evento lancio dove è opportuno che ci sia la presidenza della regione con altri importanti partner, come citava prima il presidente, Camera di Commercio, ecco, in primis, ma, e poi voi, poi, ma assieme un lancio con i 300 stakeholders e opinion leader del territorio, quindi non persone a caso, ma persone che sono capaci di accendere e quindi di attivare, perché il lavoro che verrà svolto per tavoli, sono 15 tavoli, 14 che si svolgeranno in due eventi nei giorni, no? Nelle due settimane successive all'evento lancio, e uno specifico che è preciso delle infrastrutture, che sarà governato da voi sindaci, magari distinti per vallata. Perché questo? Perché il piano nazionale parla essenzialmente di infrastrutture. Quando parla del pubblico, parla o di alcuni progetti che vengono governati direttamente da Roma e dove a voi viene chiesto di dare dei pareri oppure delle indicazioni, sto pensando alle case della salute, ad esempio, oppure ecco, ci sono delle infrastrutture pubbliche che però è chiesto che siano concertate e che sia assicurato sia la ricaduta, tra virgolette, di valenza sovracomunale, ma anche la capacità realizzativa. Il piano nazionale, come dicevo la volta scorsa, sapete, è un piano che dura da quest'anno 2021 sino al 2023, per quanto riguarda l'impegno delle spese, sia per il pubblico che per il privato. Il 70% deve essere tra l'altro impegnato entro il 2022, il restante 30% nel 2023. Stiamo parlando di 191 miliardi di euro. E molti di questi sono proprio dedicati all'amministrazione pubblica e anche agli enti locali. Il governo l'ha già deciso, lo vedremo confermato nei prossimi giorni, che le risorse verranno date agli enti attuatori, quindi non ci saranno chissà che bandi, robe particolari, ecco, passaggi intermedi, ecco, si cerca di trovare la strada più diretta possibile. Però viene chiesto, uno, che ci sia un accordo sui territori o comunque sull'ente attuatore, tanto è vero che le regioni hanno inviato una prima bozza di loro piano regionale, adesso ne stanno preparando una seconda, tutte le regioni, e che riguarda in modo precipuo le loro funzioni. Quindi chiedono opere o interventi su funzioni regionali. Così stanno facendo le città, così stanno facendo pezzi di territorio. Ecco. Ed è l'idea nostra, cioè riuscire a preparare abbastanza velocemente, quindi mi aspetto entro giugno, luglio, per quanto riguarda le opere infrastrutturali, questo tavolo, ma un piano, un documento programmatico che riesca a indicare le priorità coerenti con gli assi strategici che il territorio ha deciso. La seconda condizione su questo tema dell'infrastruttura, ricordate che per impegnare serve almeno un progetto preliminare, perché la richiesta che verrà fatta sarà ma che livello di progettazione c'è? Che capacità realizzativa c'è? Chi è il soggetto attuatore? E saranno tutte richieste che occorre essere pronti a dare una risposta precisa. Perché la grande richiesta è proprio quella di capacità di mettere a terra, realizzativa, e dall'altra parte anche capacità di misurare, quindi di rendicontare rispetto all'impatto, non tanto il risultato, ma l'impatto. L'impatto perché? Perché il piano nazionale deve portare più lavoro, più impresa, più benessere. Se non risponde a questi tre grandi indicatori, dentro il benessere ci sta anche quello della sostenibilità, nel senso del meno inquinamento, tutte queste storie, eccetera, ma
per voi insomma è relativa a quella roba. Però il tema salute sarà un tema centrale. Il tema più lavoro e più impresa, ecco, queste cose, ogni intervento, anche infrastrutturale, deve essere collegato a questa capacità di generare valore in questi termini. Chiaramente legato ai tre grandi assi che sono sostenibilità ecologica ed ambientale, il tema del digitale e il tema della coesione sociale. Per cui maggio, l'8 maggio, se c'è l'incontro e il lancio. 15 giorni di lavoro per tavoli che sono circa 20 persone per tavolo, che arriveranno, saranno composti questi tavoli da amministratori, che indicherete voi chiaramente, dei vostri assessori, consiglieri e così via, da altri portatori di interesse, parti sociali, quindi sto pensando sia le parti economiche che sindacali, e anche del terzo settore, e opinion leader, cioè persone indicate magari anche da voi che non appartengono a quei mondi, ma che all'interno delle vostre comunità fanno opinione e che voi avete interesse che partecipano ai tavoli. 14 tavoli che sono indicati, sono precisi e sono coerenti rispetto ai capitali territoriali della Carnia. Ecco, e quel 15° tavolo invece, come vi dicevo, sarà subito dopo, non possiamo aspettare molto, e sarà concentrato rispetto alle vallate e vi vedrà coinvolti in maniera precisa. E, ecco, su questo c'è l'altro passo da fare, mi raccomando, è la vostra capacità di mettere a terra, perché su questo verremo misurati in tutti i livelli di finanziamento, sia sul recovery plan, ma anche sulla vecchia e la nuova programmazione, sia anche adesso sulle aree interne e le aree montane. Perché questo? Perché pensate, sulla programmazione 2014-2020 l'Italia è stato il paese che tra i più grandi difficoltà di riuscire non solo sia a impegnare che a spendere i soldi. La Grecia ha fatto peggio di noi. Per cui in questo caso siamo lo Stato che ha ricevuto di più, 191 miliardi, la Francia 100, quindi in proporzione quelli che ha ricevuto di più. Però tutti ci stanno addosso per capire se siamo capaci di impegnare e spendere questi soldi. Per cui questo tema della capacità di mettere a terra per noi è altamente sfidante, perché per quando parliamo di opere pubbliche occorre che i nostri comuni siano pronti e che la comunità di montagna della Carnia sia pronta, ecco, per le funzioni che sono proprie, come abbiamo l'interesse che siano pronti anche gli altri enti pubblici, se sono titolari di risorse legate a dei progetti, come il BIN, i consorzi e così via. Tenendo conto che uno dei progetti siete stati da pochissimo finanziati, riguarda proprio lo sportello Europa. L'avete tolto o a Pordenone o a Trieste, ma è strategico perché più del 50% delle risorse del piano nazionale saranno per le imprese, per il privato, ed è indispensabile che l'impresa abbia una struttura a fianco, cioè un luogo, un posto che sia in grado di dare delle risposte e che sia in grado anche di aiutare le nostre imprese, che sono piccole, perché le grandi si arrangiano, ma le medie e piccole imprese che devono prendere al massimo queste opportunità, perché non possono davvero perdere il treno, come diceva il Presidente. Però questa struttura che abbiamo messo, che ci è stata finanziata per 5 anni, è strategica per il territorio. Massimo valore, perché dobbiamo portare valore alle nostre imprese. Come è strategico il fatto che dovete organizzare bene la nuova comunità di montagna. Ricordiamoci che è l'unica realtà, non solo nella regione, ma guardate, va sicuro in Veneto, la Lombardia, in Piemonte, Emilia-Romagna, il Trentino Alto Adige, c'è una realtà che ci assomiglia, ma non c'è ancora così. È l'unica realtà che è riuscita a mettere insieme, attorno a dei confini amministrativi,
dove si governano alcune funzioni comunali, però là dentro si svolgono anche funzioni montane, che vi siete riportati, alcune di queste ve le siete riportate a casa, e ora le politiche di sviluppo. Questa è l'unica realtà che io conosco, e vi assicuro che conosco molto di quello che sta in giro. Per cui questa roba ha un valore enorme e ha anche una possibilità, voglio dire, di generare valore importante. Però la sfida è quella di dire sì, questo modello di governance, questa struttura che abbiamo dato e stiamo dando, le competenze che nei prossimi anni vogliamo attrarre, perché una botta di gente ci è andata in pensione e ci andrà in pensione, e gran parte dei nostri dipendenti sono diventati troppo vecchi, per cui lì ci deve essere una politica anche di capacità di attrarre competenze adeguata, ma questo modello organizzativo, queste competenze e questo modello di governance ci permettono di mettere a terra e di far cambiare paradigma alla Racarnia. L'altro aspetto, lo dicevo veloce, no? Queste grandi risorse, ecco, per l'Italia si parla di oltre 400 miliardi di euro. Come vi dicevo, no, non c'è paragone, nemmeno il piano Marshall del dopoguerra ha messo tante risorse. Però sta roba deve generare reddito. No, non possiamo immaginare che quelli soldi lì vadano a bobo morto, nel senso che poi non riescano a produrre impresa, sviluppo, crescita economica e benessere. Quella roba lì è fatta anche di debiti. E se una famiglia fa debiti, un'impresa fa debiti, è perché quelle robe, quei soldi gli servono per produrre. Perché sa che dopo deve restituirli questi soldi. La peggior cosa che potremmo fare per i nostri comuni, ma anche per il nostro sistema, è proprio fare in modo, cioè usare quei soldi malamente, e che diventa davvero un cattivo debito quello. Per questo, sapete, è indispensabile che i sindaci, ed è la prima volta, anche qui dal dopoguerra, che voi diventiate imprenditori dello sviluppo. Non a caso uso proprio questo aggettivo. Non è previsto dalle leggi, non c'è alcuna legge che preveda che il sindaco sia imprenditore dello sviluppo. Per la legge voi siete o capo di un'amministrazione, perché governate 11 funzioni previste dalla legge, o siete ufficiali di governo o di pubblica sicurezza, perché firmate i TSO. D'accordo? Niente. Oggi i cittadini e le imprese del vostro territorio vi chiedono di essere imprenditori dello sviluppo. Quindi tra di voi discutete, fate quello che volete, ma davvero da fuori la Carnia è roccia. È roccia. E la vostra capacità è quello che farà la differenza, sarà proprio come roccia che è capace di esaltare ciascuno dei vostri comuni ed esaltare anche la Carnia insieme. Però c'è bisogno che siate imprenditori. Nessun comune può fronteggiare questa sfida da solo, ma vi assicuro che non esiste documento programmatico, piano di sviluppo della Carnia, se non ci sono i sindaci. Questo è chiaro dentro queste sfide e questa visione. E l'ultimo punto, poi davvero mi taccio, è che guai fare uno sforzo, iniziare un cammino nuovo di questo genere, di questo spessore, senza uno strumento comunicativo adeguato. Per attivare le energie e per far fare un salto alla Carnia, queste cose, questo cantiere che state aprendo deve essere conosciuto, perché sia condiviso, perché sia valorizzato e perché sia promosso. Deve essere conosciuto dentro, nelle vostre comunità, dai vostri cittadini e dalle vostre imprese, e deve essere conosciuto fuori. Perché? Perché deve saltare fuori quel cammino ultimo che state facendo, che porta l'identità distintiva della Carnia, perché tutto il percorso poi andrà a dire: ma la Carnia chi è? Certo, è competitiva su cosa? Cos'è che distingue, che fa sì che qui ci siano delle cose che non ci sono in un'altra parte del mondo? Il tema della bellezza da voi è un tema centrale, sicuramente. Il tema dell'ecologia, dell'ambiente è un tema fondamentale. Il tema della buona manifattura è sicuramente, no, delle mani abili che avete, è sicuramente un tema forte, come un tema forte la vostra capacità di essere coesi. Ecco, io mi fermo qui
ma sono sette passi che indubbiamente segnano un percorso e possono davvero determinare un cambio, quel cambio di paradigma per la Carnia di domani che si diceva prima. Signori, buon lavoro e a presto. Grazie. Grazie dottor Gallo, soprattutto per la iniezione di consapevolezza che, di cui ha bisogno questo territorio. No? Aggiungo dicendo che a livello operativo i tavoli sono un supporto per i tavoli per il coordinamento attraverso strumento online, è garantito da quello che è il nostro partner dello sportello Europa, questo sportello che sarà importantissimo nei prossimi 5 anni, ovvero la cooperativa Kramars. A questo punto, se siamo pronti per partire, direttore, poi noi ricordiamo ai sindaci, invieremo magari domani, dopodomani, i titoli dei tavoli sui quali poi dovranno essere raccolte un po' le partecipazioni e le prenotazioni da parte dei sindaci e l'avvio che poi dovrà essere fatto, come si diceva, poi con un tavolo dedicato solo a noi sull'aspetto più importante, che è quello delle proposte di spese e investimenti per le infrastrutture. Se siamo d'accordo, allora prendiamo atto di questo percorso e avremo modo di confrontarci prossimamente. Grazie dottor Gallo, lo liberiamo per... Buonasera, grazie e buon lavoro. Dicevo prima del tema dell'ordine del giorno, un documento condiviso da parte dei sindaci della Carnia sulla richiesta che i vaccini vengano effettuati da parte dell'azienda sanitaria il più possibile vicino alle necessità dei nostri cittadini, quindi con un principio di prossimità. Abbiamo condiviso per le vie brevi nei giorni scorsi questo testo, quello che vi propongo, o meglio, più che vi propongo io, quello che era venuto fuori come idea, dato che non tutti poi però avevano manifestato la propria adesione, decidere qui in assemblea se quel testo va bene, approvarlo e dire d'accordo, questo è il testo che viene licenziato dall'assemblea della comunità di montagna della Carnia, dai propri sindaci, e farlo immediatamente pervenire alla regione. Ecco, questa è la proposta. Siamo aperti ovviamente, insomma, siamo qui tra di noi, dobbiamo decidere se procedere. Il testo ce l'abbiamo tutti per debito di conoscenza e di atti. Io lo posso leggere brevemente per poi metterlo agli atti e far la votazione. Se non ci sono altri interventi su questo, ci concorriamo, va bene? Allora, ve lo ricordo anche perché deve essere prodotto, insomma, durante l'assemblea. Il testo è l'assemblea dei sindaci della comunità di montagna e della Carnia, riscontrata l'individuazione della sede del Palatennis di Tolmezzo, quale centro per le vaccinazioni massive verticali, a beneficio della popolazione della montagna dell'Alto Friuli e non solo, ove fino ad oggi sono state vaccinate più di 3.500 persone. Ritenuto che tale struttura abbia fornito valide soluzioni confacenti le esigenze del personale sanitario e della popolazione, venuti a conoscenza che tale sede non sarà più attivata se non per l'inoculazione delle seconde dosi già programmate il 1 maggio e a giugno, recepite le istanze dei cittadini carnici e farmacisti preoccupati all'atto della prenotazione dell'assenza di disponibilità di date per sottoporsi al vaccino, se non in località lontane dalla propria residenza e fuori dal territorio della Carnia, riscontrata l'oggettiva difficoltà logistica per gli abitanti nei comuni della Carnia, specialmente quelli più interni, di recarsi presso strutture vaccinali più lontane, come ad esempio Gemona, che comportano distanze maggiori e problematiche connesse all'assenza di adeguati collegamenti di trasporto pubblico,
difficoltà che si stanno traducendo nella rinuncia a vaccinarsi, specialmente per le persone meno giovani delle località più periferiche. Segnalata l'importanza di immunizzare un territorio come quello carnico, che nelle recenti settimane e mesi ha riscontrato indici di positività tra i più alti in regione, riconosciute le difficoltà oggettive nella organizzazione dei servizi vaccinali derivanti dalla carenza di personale medico e sanitario dedicato, auspicandosi che possa essere implementato anche a beneficio della montagna, rammentata la presenza dell'ospedale di Tolmezzo, ritenuto strategico nella programmazione sanitaria regionale proprio perché prossimo ai bisogni dei territori più periferici, delibera di richiedere all'assessore alla salute della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l'attivazione di luoghi di vaccinazione stabili in grado di fornire un servizio di prossimità ai cittadini della Carnia, altrimenti penalizzati, individuabili presso il Palatennis, l'ospedale di Tolmezzo, altre strutture di vallata ritenute confacenti e in grado di rispondere ai bisogni dei territori più interni, come ad esempio i punti salute di Ampezzo, Ovaro e Paluzza, nonché attraverso ogni altra soluzione che sarà possibile attivare, quali le farmacie o strutture private convenzionate. Di impegnare i sindaci della comunità di montagna della Carnia, nonché dell'ente comunità di montagna medesimo, a fornire l'apporto anche economico e di risorse umane, nonché sotto forma del coinvolgimento delle forme di volontariato comunale, a cominciare dalla protezione civile, che sarà ritenuto necessario per supportare la scelta auspicata di attivare punti vaccini sul territorio carnico. Quindi questo qui è il testo. Io ringrazio pubblicamente Gianni Borghi perché in questi momenti era assente e presentissimo, assente nel senso nelle nostre interlocuzioni telefoniche perché era impegnato ogni giorno proprio per la logistica dei punti vaccini, per cui quando noi ci confrontavamo era a Codroipo, era nelle sedi dalla mattina alla sera, quindi aveva evidenti difficoltà di comunicare in diretta come abbiamo fatto attraverso la chat WhatsApp, ma era sicuramente presente perché insomma sono riuscito a confrontarmi con lui e sappiamo quanto, e se non lo sappiamo ve lo dico io, quanto si sta spendendo anche proprio fisicamente, con muscolarmente, per le esigenze anche pratiche, oltre che quelle più alte programmatorie. Ci tenevo a fare questo passaggio, grazie Gianni. Ecco, questo è un po' il testo, se siamo d'accordo lo mettiamo agli atti e facciamo una votazione. D'accordo, quindi ringraziando l'apporto di tutti coloro che hanno dato uno spunto, perché è il testo di tutti noi. Direttore, allora io dico, se lo approviamo, chiedo favorevoli e poi passiamo a chi non c'è magari, no? Quindi favorevoli, contrari, astenuti, qui all'unanimità, e andiamo a verificare Sappada. Favorevole. Favorevole, bene. Ah, sì, aspetta che do il testo, che è questo qui. Tu lo firmi? Sì, lo firmo adesso subito. Sì, depositato in aula. Francesco Brollo. Bene, grazie. Allora, proseguiamo adesso con gli altri punti all'ordine del giorno, che sono nell'ordine: elezione presidente dell'assemblea, elezione presidente della comunità, Chiedo scusa, sì. C'è anche l'approvazione verbale della seduta precedente. Ah beh, certo, anzi. Allora, partiamo. Non l'ho inserito all'ordine del giorno, siccome siete presenti tutti e siete d'accordo, si può approvare, altrimenti lo mandiamo alla prossima assemblea. Era assente la sindacessa Leonaro, che quindi si astiene. Bene, quindi posso mettere in votazione astenuti il sindaco di Forlì di Sopra, il vice sindaco di Paluzza e il sindaco di Amaro.
Grazie. Bene, grazie direttore. Allora, dicevo, i punti all'ordine del giorno sono adesso elezione Presidente Assemblea, elezione Presidente della Comunità, poi aggiornamento processo, conferimento funzioni comunali della Comunità e varie ed eventuali. Si chiede di intervenire il Sindaco di Corni di Sopra. Ah, sì, per parlare sì, facciamo... Sì, sì, perché lì che è collegato, sì. Si sente? Sì. Cari colleghi, oggi ci apprestiamo a fare un passo storico all'interno della nostra comunità di montagna. Un passo storico che però, dal mio punto di vista e dal punto di vista di altri miei colleghi, avrebbe bisogno di ancora dei momenti di riflessione, dei momenti di concertazione, dei momenti di riflessione più ampia per arrivare a una condivisione più ampia possibile per la partenza di questo ente. Partirebbe, seguendo quello che sono state le indicazioni, tra l'altro, delle firme raccolte per la candidatura del sindaco di Raveo, Daniele Aris, partirebbe con una defezione importante, con una spaccatura importante all'interno della nostra comunità. Una spaccatura che, oltre a evidenziare l'esiguo numero di sindaci appartenenti a una determinata aggregazione rispetto a un'altra, partirebbe anche con una defezione importante, dove comuni più rappresentativi non sarebbero presenti a questa votazione, e oltre a questo, dalla somma che ho potuto fare, scusatemi, abbasso la mascherina se non mi strozzo, oltre a questo verrebbero a mancare due dei poli turistici più importanti della regione e un buon due terzi dell'estensione territoriale della Carnia. Quindi, anche rifacendomi a quello che ha detto prima Gallo nella presentazione di quello che dovrebbe essere l'avvio di una procedura che ci vede uniti, ci vede in un certo senso aggregati, non possiamo farla partire con una gamba zoppa, con una divisione. Io sono qui, come ho sempre detto, e con le aperture che ho fatto in maniera trasversale, con tutti i partiti, con tutte le presenze, le liste civiche, con tutte le comunità a cui sono riuscito a parlare e a comunicare, ho chiesto sempre, ho sempre ragionato, fermiamoci un attimo, 15 giorni, 20 giorni, un mese, adesso come adesso, non cambiano oggettivamente nessun tipo di atto, nessun fattore, ma anzi si può aprire un tavolo territoriale dove la condivisione e la convergenza può essere molto più ampia. Io ho sempre detto anche che il compito mio e delle persone che rappresento adesso, dei sindaci con cui abbiamo fatto un'analisi, era quello di addivenire non a una conta proprio in termini numerici, ma bensì arrivare a uno stallo istituzionale per riuscire a aprire un tavolo di concertazione regionale. Riuscire a parlare ancora insieme, riuscire a cercare di trovare un punto di convergenza e soprattutto allineare tutte le opportunità che possono esserci all'interno della regione e non solo della regione. Quindi riuscire ad avere un'ampia condivisione di programmi e di spettri. Io mi sono confrontato sicuramente con Daniele e con altre persone. E può esserci, secondo me, c'è stata la volontà da ambe le parti di poter arrivare a un dialogo e a diventare un'apertura per poi riuscire a essere più uniti, più coesi, ma secondo me queste aperture che ci sono state da ambo i lati hanno bisogno un attimo di tempo, non stiamo parlando di mesi, di un attimo di tempo per riuscire a trovare una sintesi e una quadra più efficace sul territorio. Questo è quello che mi sentivo di dire in maniera franca, schietta, sincera, guardandovi negli occhi tutti quanti, perché non ci sono
né velleità né restrizioni politiche di nessun genere, chiedendo e sottoponendo a voi e anche al Presidente la possibilità di votare un rinvio della seduta odierna, quindi sia dell'elezione della Presidente dell'Assemblea sia della nomina del Presidente della Comunità di Montagna e sottoporla al voto dell'Assemblea. Grazie. Grazie collega. Beh, su questo evidentemente non è una facoltà che è in capo al Presidente dell'Assemblea, ma deve essere sottoposta a votazione da parte dell'Assemblea, no? Quindi qualsiasi modifica dei punti dell'ordine del giorno, a maggior ragione un rinvio dei due punti che hai detto, per cui non so, sentiamo il collega di Ovaro. Signora Mascherina. Buonasera a tutti. Come diceva il collega di Forni di sopra, io credo che siamo tutti consapevoli del momento che abbiamo di fronte e delle scelte, dell'importanza di andare avanti e creare un ente che sia operativo in tutti i sensi. Abbiamo appena sentito il dottor Gallo, che ci ha detto alcune cose, che ha messo in campo alcune proposte con le tempistiche per riuscire a portarle avanti, e quindi credo che sia indispensabile pensare di trovare le soluzioni per rendere l'ente operativo e funzionante. Penso che negli ultimi tempi la cosa sia un po' rallentata, sia quasi fermata, per cui non ritengo che anche di fronte a chi rappresentiamo facciamo una bella figura se continuiamo a rimandare sempre. Io però penso che qualcosa si può fare, si può anche ragionare nel trovare un passaggio importante per andare un po' incontro a quelli che sono un po' i discorsi di rappresentatività sul territorio di tutte le componenti, di tutte le aree, di tutte le vallate, eccetera. Per cui, ecco, la mia proposta sarebbe quella di rinviare la nomina del Presidente dell'Assemblea, in quanto il Presidente dell'Assemblea attualmente per statuto ce l'abbiamo, e quindi per rendere operativo l'ente siamo in grado di farlo e quindi portare avanti qualsiasi iniziativa, di trovare anche sul Presidente dell'Assemblea una condivisione ampia, in quanto il Presidente dell'Assemblea deve rappresentare tutti noi e quindi deve essere un po' sopra le parti, deve venire qua a dirigere i lavori dell'Assemblea, quindi avere una persona che sia ampiamente rappresentativa, e credo anch'io che in questo momento una persona rappresentativa individuata, ancora non sono maturati i tempi per portare avanti e arrivare a una votazione. Però, torno a dire, credo che invece l'Assemblea, in base allo Statuto, se non eleggiamo un Presidente c'è già, che è il Sindaco di Tommezzo, quindi fino a quando non si riesce a trovare, a eleggere una persona che rappresenti l'Assemblea, abbiamo il Sindaco di Tommezzo che può convocare, dirigere i lavori e andare avanti. Quindi la mia proposta è proprio per andare avanti e cercare di dare risposte e portare avanti in questo momento storico, come diceva prima anche il dottor Gallo, tutte le iniziative che abbiamo scadenze che abbastanza vicine. Anche io mi rammarico che in questo mese e mezzo non si sia riusciti a trovare un ragionamento, perché siamo trovati in febbraio, siamo il 13 di aprile, quindi è passato un mese e mezzo. In un mese e mezzo credo che ragionamenti, discussioni, incontri ci siano anche stati, e se siamo arrivati oggi che ancora non abbiamo trovato un punto di convergenza, credo che non faremmo una bella figura nei confronti della popolazione ancora una volta a rimandare tutto, perché la gente ci sta guardando, ci stanno seguendo, sanno che queste cose che abbiamo così messo in campo devono andare avanti e ci daranno poi la colpa a noi se le cose sono ferme e non vanno avanti. Quindi la proposta che io faccio
è di mettere ai voti solo il rinvio del primo punto all'ordine del giorno, quindi il Presidente dell'Assemblea, nell'attesa di trovare poi successivamente un'ampia convergenza sul Presidente, perché torno a dire il Presidente dell'Assemblea deve rappresentare tutti noi e quindi è necessario che sia una persona che sia condivisa anche nella votazione. Quindi in questo momento, ecco, io propongo il rinvio solo della nomina del Presidente dell'Assemblea e chiedo che questa proposta venga messa ai voti. Allora, abbiamo due proposte. La proposta di rinviare l'elezione del Presidente dell'Assemblea, l'elezione del Presidente della Comunità da parte del Sindaco di Forni di Sopra e solo del rinvio del Presidente dell'Assemblea per il Sindaco di Ovaro. A questo punto bisogna mettere alla votazione il rinvio di entrambi i punti all'ordine del giorno, no? Quindi, questa è la... Sì, certo. Quindi nell'ordine dovremmo fare così. Vabbè, certo, cioè fare il punto. Si può anche dire che è chiesto a ogni componente quale delle due vota e vince quella che ha più voti. Cioè. Allora, facciamo due votazioni. Allora, votazione per rinviare entrambi i punti all'ordine del giorno. Sì. Allora, accendo. No, c'è qualcuno che vuole parlare ancora? Sì, certo. Certo. Va bene, sì, no. Ok, ciao. Mi rendo conto che ci troviamo in un passaggio. In un passaggio molto difficile, che almeno per quanto mi riguarda, mi ha caricato di ulteriori responsabilità sentire Gallo prima. Però possiamo, secondo me, approfittare di questa occasione in cui siamo tutti qua stasera per aprire, prima di passare a qualsiasi votazione, un confronto fra di noi e per dirci tutto quello che in questo periodo forse non ci siamo detti. Io in questi due mesi sono stata molto noiosa, ho telefonato ad alcuni di voi, a quelli che mi pareva, con i quali mi sentivo più a mio agio per affrontare un discorso e via dicendo, proponendo sempre uno scambio, una condivisione, un confronto aperto e franco su questo passaggio. Un confronto aperto e franco che andasse al di là di quelli che erano gli schieramenti, le appartenenze, che facesse riferimento solo al nostro essere sindaci di questo territorio, in questo particolare momento, che come dicevo ci ha ben illustrato il dottor Gallo prima, per chi se lo fosse dimenticato, e che quindi ci portasse ad individuare quelle persone più competenti, più disponibili, con più tempo a disposizione, con più capacità, che potessero mettersi in gioco in questo momento. Questo non è stato possibile. Allora io mi chiedo, possiamo stasera guardarci in faccia e dirci dove siamo e dove vogliamo andare? È vero, Marco Lenna ha chiesto di convocare l'assemblea, in quell'assemblea che abbiamo fatto in via telematica, mancavano molti di noi, mancava una parte e quindi ci siamo detti alcune cose, ma non abbiamo potuto ascoltare tutti. Stasera siamo qua. Approfittiamo di questa occasione, questo è il mio messaggio, questa è la mia proposta, al di là delle due votazioni, rimandiamo o non rimandiamo. Poi alla fine ognuno prenderà le sue decisioni. Allora Lenna aveva fatto la proposta di un confronto, la parte che sostiene Aris ha fatto girare una raccolta di firme.
ad esempio, a me questa raccolta di firme non è arrivata. Quindi mi sono sentita, forse mi sbaglio, automaticamente esclusa. Mi sono sentita davanti a un blocco che comprendeva alcuni e escludeva altri. E questo forse è un po' il sentire anche di altri colleghi. Allora, possiamo, siete disposti a parlarne un po' questa sera e poi passiamo alle votazioni? Oppure dobbiamo subito di nuovo spaccarci chi è a favore di rimandare e chi è a favore di rimanere? Questa è la mia proposta. Siamo, come vi dicevo, penso siamo tutti. Chi, manca qualcuno? Non ho preso nota, ma così a occhio. Manca il sindaco di Monte. Sì, in questo momento però prima c'era. Eravamo quindi è un'occasione, secondo me, direi quasi irripetibile. Questa è la mia proposta, che va in linea, come vi dicevo, con quello che ho sempre detto in questi due mesi. Regolato da Andrea. Sì, buonasera a tutti. Io intervengo, faccio un intervento abbastanza conciso, abbastanza veloce, perché poi credo non sia questo il momento di affrontare tematiche programmatiche. Ho sentito le proposte che i colleghi hanno fatto, che sono proposte un po' entrambe, diciamo, contorte, nel senso che non andiamo certamente in questo momento a risolvere una problematica, che è quella dell'elezione di un presidente o comunque di un governo comprensoriale, anche se ovviamente rispetto alle tematiche che il professor Gallo ha esposto prima, esiste di fatto un organo di governo a tutti gli effetti plenipotenziario che sta già lavorando con le istituzioni locali, enti locali, categorie, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo anche rispetto a questo condiviso dei ragionamenti, delle proposte che sono passate poi attraverso anche altri enti comprensoriali. C'è stato un confronto assiduo, per cui noi che siamo fermi in questo momento, ma stiamo comunque certamente con meno serenità, con una serenità comunque più plebea rispetto al fatto che quella che potremmo ovviamente avere nel momento in cui ci sarebbe la possibilità di avere, di esprimere un governo a tutti gli effetti per la nuova comunità di montagna, ma di fatto, diciamo, nulla si è fermato. Lo dimostra anche il professor Gallo, che oggi è intervenuto e ha dato le sue indicazioni, i suoi suggerimenti, le delucidazioni che noi abbiamo anche chiesto. Io ritengo che questa riforma delle autonomie locali ha un passaggio importante. Io non la ritengo, francamente l'ho sempre detto, una grandissima riforma. È una non riforma che ti dà una possibilità, però, dà una possibilità agli enti locali, quella di autodeterminarsi. Questa è la grande novità di questa riforma. È una non novità, ma è la novità, soprattutto rispetto a quello che succedeva e a quello che è successo nel momento in cui abbiamo approvato, chi più, chi meno, chi è entrato, chi è uscito, il discorso delle UTI. Abbiamo una responsabilità che ci è stata data dalla giunta regionale, dal governo regionale, un appello, una chiara indicazione: sceglietevi voi il vostro destino, a partire ovviamente da chi porterà avanti questi ragionamenti, questi progetti e quant'altro. È un'occasione che noi, a mio giudizio, non dobbiamo farci scappare. Abbiamo governato assieme, abbiamo condiviso assieme, non sempre,
ovviamente, ma comunque nella maggior parte dei casi con votazione unanimità su progetti e su programmi importanti per circa un anno e mezzo, due, da quando siamo stati ovviamente eletti, no? Quando abbiamo affrontato un nuovo mandato amministrativo. Lo abbiamo fatto con un confronto sereno, con un presidente che io ritengo abbia avuto il pregio, e per questo lo ringrazio, di ascoltare tutti e di sintetizzare poi alla fine quelle che erano poi i rilievi che arrivavano dalle comunità, che a volte non erano del tutto omogenei. Lui ha saputo farlo, e di questo lo ringrazio, perché ogni tanto bisogna dire grazie anche a colui che, o a coloro che sono fatti, tra virgolette, il mazzo in questo periodo, a partire poi dalla parte burocratica che ci ha consentito di essere qui oggi, dalla composizione, quindi approvazione poi dello statuto, discussione comprese, non solo all'interno dell'assemblea o delle autonomie locali, ma un confronto con le categorie che non è stato da poco, e questo va riconosciuto, insomma. Abbiamo fatto da apripista, perché siamo la comunità per eccellenza di montagna del Friuli Venezia Giulia, questo è evidente. Siamo la comunità che in questo momento è messa sotto la lente per 10.000 questioni, ma soprattutto perché, lo diceva anche Gallo, noi siamo la comunità montana della regione, c'è niente da fare. Nelle esperienze precedenti, Brollo 1, Brollo 2, Brollo Terra e quant'altro, all'interno dell'organismo di governo erano presenti le persone più svariate, erano presenti tutti i partiti, tutte le tendenze politiche, tutti coloro che provenivano da destra, da sinistra, da centro, insomma, sindaci di grosse, no, realtà turistiche regionali, regionali e quindi anche locali, come comuni di piccole entità come il mio o altri, insomma. Si è sempre trovata una sintesi, abbiamo fatto dei ragionamenti importanti su temi importanti. Ultimo, il grande traguardo che abbiamo raggiunto e abbiamo tagliato, quello per quanto riguarda il discorso dell'energia, una cosa non banale. E se questo l'abbiamo fatto grazie, abbiamo ottenuto grazie a quella convergenza, a quell'unione, a quella determinazione che ci ha trovati ancora una volta vincenti, perché quando la carne è unita, quando gli amministratori, i suoi amministratori sono uniti, sanno fare grandi cose. Ora sarebbe veramente un peccato, a prescindere sia Brollo, sia Ari, sia Lenna, sia Cortolezzi, Sirio Niso, non è importante chi, che rispetto a una posizione preconcetta, rispetto a degli spazi personali anche, perché la politica è anche questa, insomma, è inutile che ci giriamo attorno, si rompesse questo equilibrio che è stato costruito con mesi e anni di lavoro fatto sia dal presidente che finora ha governato, dal suo consiglio di amministrazione, ufficio di presidenta, chiamatelo come volete, giunta o quant'altro, che hanno avuto la capacità, io no, perché io sono entrato recentemente, non ho nessun merito rispetto a questo, perché non avevo neppure deleghe, per cui non sono quello che si mette assolutamente, anzi, devo dire, nonostante io abbia alle spalle una esperienza discreta politica, devo dire che ho imparato tanto da queste persone, e devo dire che ho imparato tanto anche da Brollo, e ho apprezzato l'entusiasmo e la propositività che ha sempre avuto, perché non è stato il sindaco di Tolmezzo, ma ha saputo essere il sindaco della Carnia, e di questo vado ancora una volta a ringraziarlo. Detto questo, fatto questa brevissima, insomma, premessa, io rispetto alle proposte che sono emerse, siccome io provengo, insomma, non dico dalla Prima Repubblica, ma insomma, voglio dire, ritengo che certi passaggi siano utili, possano essere, insomma, positivi e comunque riproponibili anche adesso. C'era lo strumento della sospensione un tempo, laddove si sospendeva una seduta, ci si trovava,
si cercava di trovare un accordo seduta stante, di modo che qualcuno tenti perlomeno di diciamo raggiungere un obiettivo, che è quello poi di mettere assieme questa assemblea. Potrebbe essere un momento per confrontarci. Se poi alla fine, dopo questo momento di confronto, perlomeno non dico programmatico politico, perché non lo si fa in 5 minuti, ma sicuramente di metodo, una sospensione di metodo, una sospensione, potrebbe essere un momento per riattivare, no, un percorso, e per magari aggiornarsi del caso fra 10, 15, una settimana, perché non è il problema di una settimana che a noi cambia la vita. Perché chi verrà eletto oggi presidente dell'assemblea, ma soprattutto presidente della comunità di montagna, con tutti i suoi collaboratori, dovranno gestire anni di battaglie, anni, dovranno fare un lavoro immane. La strada è tracciata, cerchiamo di non, per fretta, perché siamo condizionati, perché siamo pressati, perché ce l'abbiamo con uno, perché ce l'abbiamo con l'altro, di rovinare o minare un percorso che è stato fatto e portato avanti da tutti noi, inghiottendo anche dei errori, facendo anche dei passi indietro. E questo per oggi, per qualcuno, è il momento di fare un passo indietro. Io il primo. Sarebbe il caso, ripeto, di proporre una sospensione e del caso perché no, rinviare a una settimana, dare un mandato esplorativo, tra virgolette, a quelle 3-4 persone di riferimento che possono fare la sintesi, e ce ne sono tante che hanno esperienza, di modo da arrivare fra 15 giorni a esprimere serenamente un presidente, perché no, di centrosinistra, perché no, ma un presidente che abbia alle spalle un peso, alle spalle la Carnia, gli amministratori e logicamente la forza di poter andare in certe sedi a battere i pugni, sapendo di avere convintamente tutti accanto a sé. Grazie, altri? Sì, Scrignaro Paluzza. Sì, se io ho ascoltato le parole del sindaco De Andrea, che sento di condividere, nel senso che credo che questo sia il luogo adibito alla discussione. L'ha detto anche la sindaca di Fornia Voltri, Romanin, nel senso che se c'è un luogo franco in cui un luogo dove parlarsi francamente, questo è sicuramente il luogo dell'assemblea. E penso che fuori dall'assemblea sia difficile, e si dimostri che è stato difficile, cioè il tempo trascorso tra l'ultima assemblea e oggi dimostra che fuori da questa sede sia complesso riuscire a parlarsi. Non vi nego che io credo anche che le unanimità o le grandi maggioranze forzate per forza non siano necessariamente la soluzione, nel senso che prima di tutto deve esserci una condivisione di obiettivi, di valori, di idee, di visioni, prima ancora delle grandi unanimità, che spesso celano anche fratture e fraintendimenti interni che proprio in nome dell'unanimità vengono spesso nascosti e sottendono, insomma, a problemi che poi nel fondo ci sono e emergono nell'operare. Credo però, come dicevo all'inizio, che quanto richiesto dal sindaco di Rigolato sia una proposta da prendere in considerazione. Non necessariamente può portare a una soluzione oggi in questo momento, ma sicuramente è opportuno, credo, ricercare una soluzione
rapida proprio per quanto per quello di cui abbiamo discusso fino adesso, nel senso che i primi 40 minuti li abbiamo passati ad ascoltare e ad organizzare, ad avviare un percorso di progettualità. E se è vero che 15 giorni, se può essere vero che 15 giorni potrebbero anche non cambiarci niente, è anche vero che 15 giorni potrebbero anche cambiarci molto, perché l'8 maggio è fra 17 giorni, 18 giorni, non è fra 6 mesi. Lo dicevamo che avevamo il tempo a inizio di questo percorso, continuiamo a dirlo, ma nel frattempo sono passati 4 mesi. Quindi credo che sia urgente trovare una soluzione e credo quindi che la proposta del sindaco D'Andrea sia una proposta da prendere in considerazione subito, ovvero quella della sospensione per trovare, se possibile, una soluzione. Se non è possibile, si farà di conseguenza, però credo che la soluzione più, insomma, la strada più veloce da percorrere sia quella anche che risponde di più al momento che stiamo attraversando. Sì, Gonano Prato Carni. Ma io sinceramente penso che ci stiamo un poco complicando la vita, nel senso che a me pare che per come lo statuto costruisce l'organo di rappresentatività di questo ente, le cose non siano così complesse, nel senso che la modalità di costruzione di questo ente fa sì che 4 persone vengano individuate dalle vallate e 4 persone dal presidente incaricato. Io credo che le vallate rappresentino vocazioni culturali, sensibilità diverse e che una compensazione, se si vuole, si può trovarla per fare in modo che questo organismo sia il più rappresentativo possibile non solo delle sensibilità culturali, politiche, che poi peraltro in questo territorio mi fa anche un po' sorridere perché siamo tutti espressioni più o meno di liste civiche e quindi la vedo complicata che la posizione del sindaco in realtà sia risolutiva della propria comunità. Comunque, sensibilità culturali diverse, ma anche territori diversi con un equilibrio. Allora qui io ho l'impressione che chi dà la colpa, no, come spesso capita, no, chi ha il sospetto o il difetto. Io ho come l'impressione che qui ci sia una sorta di mancanza di autonomia del nostro territorio, nel senso che le influenze che vengono da fuori stanno creando disequilibrio. Dal mio punto di vista, noi siamo sempre stati un territorio, dalla comunità carnica in qua, che ha avuto la capacità di mettersi d'accordo a prescindere dalle ordini di scuderia che arrivano da altri territori. Allora io dico, se possiamo trovare un accordo, lo possiamo trovare anche stasera, stiamo qui fin quando c'è da stare, senza dover rimandare ancora assemblee. No, magari possiamo interrompere, ma non perché ci vergogniamo, ma perché per dirsi le cose con franchezza non si deve avere il timore di essere guardati da fuori e quel fuori chiama per dire tu così, tu colà, perché io ho l'impressione che anche in questo momento stanno accadendo di queste cose, mi dispiace, ma è un'impressione naturalmente. Sì, non ho né prove né certezze, ma ho l'impressione. Allora, se noi vogliamo trovare una quadra, la si trova anche qua, guardandoci in faccia, con la riservatezza di cui c'è la necessità per potersi dire le cose anche in maniera cruda, che magari da fuori ma non si riuscirebbero a comprendere,
e troviamo una quadra. Diversamente, io ho come l'impressione che se continuiamo a rinviare e ci vediamo a gruppetti e ognuno ha l'interpretazione di uno del gruppetto, qua sinceramente non se ne viene fuori. Allora, per me, ok, se vogliamo trovare una sintesi questa sera, cerchiamo di trovarla, ognuno, come dire, magari cerca di mettersi una mano sulla coscienza e di cercare di andare avanti, perché se dobbiamo rinviare all'eterno solo perché deve prevalere gli uni piuttosto che gli altri, la vedo molto, molto complicata. Quindi io sono di questa opinione. Se dobbiamo fare sospensioni, le facciamo qui, no? Chiudiamo tutte le telecamere che ci sono, ci chiariamo fra di noi, anche perché rispetto a tutte le che ci sono stati in questo periodo ci sono interpretazioni diverse, e forse se ci chiariamo fra di noi riusciamo anche a scoprire qual è il punto d'incontro. Grazie. Non parlo, faccio un intervento. Volevo girare questo che sono la temperatura, vediamo se è abbastanza. Ok. Buonasera a tutti. Gli argomenti all'ordine del giorno sono veramente intensi e chiederei un attimo, due minuti di sospensione della seduta di questa sera. Grazie. Sì. Allora, guardate, una sospensione non si nega a nessuno, ma è evidente che sono in campo, rimangono due richieste di votazione, a quelle dobbiamo poi adempiere. Per cui appunto. Aspetta, fermi tutti. Sospendiamo per riordinare le idee. È successo su anticipi un fatto estremamente grave di cui ho intenzione di portare a conoscenza non solo l'Assemblea, ma anche qualche livello superiore. Che hanno sottoscritto la mia candidatura, che hanno portato avanti questo percorso di due mesi, che non è un percorso da tira campanelli, li invito un attimo fuori per condividere un passaggio fondamentale. Certo, quindi ed è sospendura la seduta.
come dicevo al lato della sospensione, sul tavolo ci sono due proposte di votazione. Queste votazioni devono essere portate all'attenzione dell'Assemblea e votate. Quindi questo è quello che dobbiamo fare. Not. Dichiarazione di voto. A questo punto, sentendo anche chi mi ha preceduto, che per vari motivi, ma che sono anche condivisibili, hanno così indicato di prendere un momento di tempo per approfondire certe cose, io ho detto prima che è utile che dal Presidente dell'Assemblea in poi si trovi condivisioni ampie in questo momento. Per cui, andando incontro ai discorsi fatti di chi mi ha preceduto, penso che si possa così condividere di fare una sospensione dell'Assemblea per alcuni giorni, non per settimane. Quindi io propongo di sospendere i lavori dell'Assemblea e convocarla per venerdì prossimo, perché ho detto prima, abbiamo fatto un mese e mezzo dall'inizio di a metà di febbraio, siamo arrivati a metà di aprile, con incontri e non incontri, e non si è concluso niente. Se per accettare ancora due giorni di tempo per cercare di vedere se si riesce a trovare qualche punto di riferimento, io penso che si possa anche fare uno sforzo. E forse la gente lo capisce. Se pensiamo di tornare a rinviare ancora per una settimana, 10 giorni, 20 giorni, un mese, credo che la cosa sia incomprensibile da parte dell'opinione pubblica. Quindi la proposta è di sospendere e di aggiornare l'Assemblea a venerdì prossimo. Ora abbiamo recepito la proposta di Not. Chiaramente il discorso del collega Di Cavazzo, sì, qualcuno deve avere un momento di valutazione come fare. Chiaramente, come diceva il sindaco di Raveo, lui è un po' riferimento perché qualcuno l'ha indicato, lui potrebbe essere una persona, vedete, di trovare ancora uno o due per vedere se c'è una sintesi. Allora, però dobbiamo darci un ordine, perché qualsiasi decisione che si prende passa senza, anche attraverso degli atti, per cui può essere benissimo che uno vota il rinvio e riconvoca, cioè non è la stessa, però visto che in atto, allora tu hai ritirato la tua proposta di andare a votazione su quel punto e proponi, diciamo così, una sospensione. Adesso l'altro proponente, la parola a lui. Allora, per essere molto chiari, per far sintesi anche un attimo dei discorsi che mi hanno succeduto, tra cui quello della sindacessa di Prato Carnico e anche di Fornia Voltri. Secondo me l'operazione che potremmo fare tutti insieme è quella di chiaramente rinviare il voto, di trovarci in seduta plenaria tutti, se non basta un passaggio, almeno due passaggi, tutti insieme, qui, in presenza e non in collegamento, e su questo individuare nei gruppi, che chiaramente ognuno avrà, la sintesi di quello che deve essere il tavolo territoriale. Subito questo, si convoca immediatamente l'assemblea, trovata la sintesi o la quadra, si convoca immediatamente. Questo, Lino, convergo anche con te, non in tempi apocalittici, non in tempi lunghissimi, lo possiamo fare benissimo nell'arco di 15 giorni, non cambia niente, però che ci siano due passaggi fondamentali in assemblea plenaria con tutti quanti presenti, perché se vogliamo, come ha detto giustamente Erika, prima evitare influenze esterne di qualsiasi genere esse siano,
Allora a questo punto io propongo di trovarci sindaci presenti qui in maniera franca vis-à-vis tutti quanti, senza raccolta di firme, di casini, ma portiamo avanti l'attenzione, un discorso di opportunità, ci si valuta tra di noi e tra di noi si prende la decisione e si convoca insieme unitariamente la conferenza per la nomina sia del presidente, sia del presidente dell'assemblea, sia del presidente della comunità di montagna. Il primo? Beh, te ne serviranno due. Voglio dire, tu in uno riesci a far tutto? Allora convocalo alle 6 del mattino, che finisca a mezzanotte, perché avremo da dirci un po' di cose, spero. Scusa. Allora, visto che dobbiamo sintetizzare la proposta e che anche per chiudere l'assemblea, se dovessimo decidere, bisogna comunque con un atto dire rinviamo, no? Quindi faccio la sintesi, un attimo di ordine però, dato che stiamo decidendo. Allora, Lenna, hai chiesto quindi di andare raccogliendo quello che diceva in parte Not. Scusate, silenzio in aula. Mi sembra sì. Però che il rispetto sia dovuto al di là di ogni presenza politica, il rispetto delle persone e anche in terminologia. Allora, significato che può essere un'offesa, io non voglio essere offeso da nessuno. Ma scusate, no, perché secondo me bisogna anche essere un poco pratici, no? A parte che secondo me dovremmo avere maggiore rispetto tutti gli uni degli altri, e qui spesso mi sento di dire, magari non è sempre così. Siccome oggi, se non erro, siamo il 13, allora, secondo me, convochiamoci per il 27, sono 15 giorni, ci si fanno due incontri, no? Secondo me di carattere informale. Ci troviamo qui, ci diciamo quello che dobbiamo dirci e troviamo una sintesi. Io chiedo a questo punto questa cosa. Sì, allora sì, è quello sul quale stavo facendo la sintesi se non si fosse accesa l'assemblea, visto che noi dobbiamo basarci su degli atti, sulle decisioni, che siamo un'assemblea aperta e ufficiale, dobbiamo decidere di mettere ai voti il rinvio, perché su questo siamo d'accordo tutti, e riaggiornarci. Due cose, attenzione però. Una è l'assemblea ufficiale, perché con la convocazione. Qui è stato chiesto anche una interlocuzione invece non assembleare ufficiale per poter fare tutti i discorsi di confronto che devono essere fatti. Per cui la prima cosa da decidere, perché sennò non possiamo lasciare una cosa per aria, è quella di decidere il rinvio. Se siamo d'accordo tutti contestualmente, decidiamo anche la data della assemblea nella quale si porteranno questi due punti, perché questi qui non possono essere elusi, l'elezione dei due presidenti. Quindi, facendo la sintesi di quelle che sono le posizioni, io porto alla votazione quello. La data la possiamo fare da qui a una... oggi siamo martedì, non il prossimo, ma quello succede 15 giorni da oggi, ecco, 14 giorni da oggi. Questo può essere la sintesi... Questa può essere la sintesi delle posizioni, però dobbiamo deliberarla. Scusa. Allora,
Bon. Allora. Sì, allora, signori, devo porre i voti, però attenzione. Signori, devo porre i voti, dopodiché decidiamo quando incontrarci, non come assemblea ufficiale. Dichiarazione di voto. Perché guardate, io credo che ovviamente la responsabilità chiamerà tutti noi ad accettare questa proposta e a votare il rinvio. Però io credo che quello che abbiamo dato, l'immagine che abbiamo dato oggi ai nostri concittadini, ai nostri colleghi amministratori, credo sia un'immagine di una bassezza che non ha confronto. E che sia, il sindaco Cortolezzi si ricorda spesso la storia di questa comunità. Io non lo so, sindaco, poi magari me lo dirai, se mai questa comunità ha vissuto momenti come questi. Perché davvero siamo arrivati a un punto in cui, se noi crediamo di trovare di risolvere dei confronti, di trovare degli equilibri e di trovare dei rapporti che evidentemente con quanto accaduto oggi sono irrimediabilmente compromessi, io credo che ci stiamo prendendo in giro e stiamo prendendo in giro le nostre comunità, i nostri colleghi amministratori e i nostri concittadini. Quindi il voto evidentemente sarà favorevole, perché questa è la strada che dobbiamo prendere, però davvero abbiamo dato un'immagine di noi che credo sia una delle più basse che questa terra ha visto. Dichiarazione di voto di Forni a Voltri e Forni di Sotto. Io non mi sento di accettare quello che ha affermato adesso Scrignaro. È aperto. Perché io vorrei capire a cosa fa riferimento. Io qui dentro ho proposto solo un confronto franco fra di noi. Le cose, io ho sentito solo quello che hanno detto quelli che sono venuti qua al microfono, non i bisbigli, non le cose dichiarate per vie traverse, fuori dalla porta, ma solo quello che è stato detto qua. E quello che è stato detto qua non era niente di vergognoso. Quindi non mi sento di accettare. Va bene, sono 3 mesi e io non ho visto niente di vergognoso. Io, se tu hai visto, vuol dire che hai frequentato altra gente. Forni di Sotto, grazie. Allora, 2 semplici cose. La prima è, l'ho già sentito 3-4 volte, la frase dove si dice che la carne è ferma, che non possiamo permetterci di rimanere fermi, eccetera. Allora, qui ci sono persone che ogni martedì, e ne sono testimoni anche comunque i sindaci che avrebbero votato stasera anche per Daniele, ma anche Daniele stesso lo è, che noi ci stiamo trovando ogni martedì, stiamo comunque lavorando come se non ci fosse... Non ci dovessero essere elezioni. Sappiamo che questa cosa qui è comunque un periodo a scadenza che non ci fa lavorare con una determinata tranquillità, però lo stiamo facendo. Quindi no, l'immagine che dobbiamo dare non è quella che se non votiamo il presidente non siamo completamente fermi, e lo siamo ancora da mesi, perché non è rispettoso né nei confronti di chi sta lavorando qui né nei confronti del presidente o del direttore, che comunque la macchina la stanno facendo andare avanti. Seconda cosa, io penso che ci debba far riflettere. Io penso e presumo che il problema, lo scandalo che è venuto fuori stasera è quello che a un certo punto il sindaco del Monzo è preso uscito. Io non so il perché e sinceramente a meno che non lo diciate, è inutile fare mille proclams, o lo dite o non lo dite. Per me è uscito, e se è uscito aveva i suoi buoni motivi. Punto. Ok? Quindi lo scandalo sta nel fatto che se è uscito uno solo, significa che quell'uno avrebbe dato la maggioranza. Quindi non stiamo a contarsi bales sul fatto che con uno in più avremmo avuto una carnia forte con un governo che avrebbe permesso di portare avanti tutte queste cose che giustamente diceva anche prima il dottor Gallo. La verità è che determinati discorsi sono stati fatti qui non un mese e mezzo fa, praticamente 2 mesi fa, perché era forse, adesso non mi ricordo se erano i primi di febbraio, dove giustamente determinati sindaci hanno detto che non avrebbero appoggiato la candidatura del sindaco Brolo semplicemente per il fatto che non era una candidatura forte e che se dovevamo trovare una persona che avesse guidato
la comunità di montagna, dovevamo trovare una persona che avesse la massima condivisione. Bene, se la condivisione era questa, mi spiace, ma le persone che hanno dichiarato determinate cose vadano un attimo a sentirsi la registrazione e sentano quello che hanno detto, perché secondo me probabilmente non sanno quello che la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra, perché questa è la vera. Allora, se dobbiamo effettivamente cercare una condivisione, oltre alla data dovremmo stabilirne altre due, però sul serio, troviamoci tutti esattamente come abbiamo fatto oggi, senza telecamere, senza niente, dobbiamo uscire con una soluzione, perché questa è una brutta figura che stiamo facendo fare, non quella che è successo stasera, perché quello che è successo stasera comunque è frutto di un percorso che non è stato fatto, perché abbiamo avuto due schieramenti che sono andati uno da una parte e uno dall'altra. Abbiamo visto benissimo che se continuiamo così fra 15 giorni forse lo schieramento dall'altra parte ne avrà 15 e quello di stasera ne avrà 13, e non indi nessuna bande, punto. Però non stiamo a continuare a dire che se non fa sin nuove i sin completamente fers, ma c'è che è il rispetto dei confronti che stanno lavorando. Punto. Grazie. Chi c'era? Nessun altro? Bon. Allora, io propongo, facendo la sintesi, di porre ai voti il rinvio dei punti all'ordine del giorno e la convocazione per martedì 27, a questo punto, quindi fra due martedì. Inserendo due date di incontro. 27, 4, 21, ore 17. Ore 17. Inserendo poi le due date, ma questa è una cosa. Adesso votiamo questo, poi restiamo qui e vediamo subito le altre due date. Quindi su questa votazione favorevoli, contrari, astenuti. Valerio, io contrario. Favorevole. Contrario, Socchiere, scusate. Scusate un momento, Valerio? Favorevole. Favorevole. Chi è contrario? Molinari? Contrario, Zuglio, e contrario, Socchiere. Ok. Contrario, Zuglio e Socchiere. Presto. Sì. E quindi appunto la contestuale convocazione a cui provvediamo poi per il 27 con i punti all'ordine del giorno rinviati. Adesso, se invece siamo in grado subito di stabilire quali sono le altre date di incontro, non quindi di assemblea. Vediamo il bilancio del 27. Sì, il 27 potrebbe esserci anche. Sì, no, adesso abbiamo le convenzioni. Il bilancio e le convenzioni? No? No. Allora, le due date possono essere, ditemi voi, lunedì 19 sera 1. Solo voi però, no? Sì. No. Il direttore è esentato dal dover partecipare. Quindi lunedì 19, però chiedo al direttore di predisporre la sala e anche eventualmente, non so, il collegamento, perché se qualcuno fosse costretto o dovesse, sì, esattamente, alle 17:30. Il 19 aprile alle 17:30 qui o via Zoom vi mando il link. Anche perché manca Franco, quindi bisogna fare la convocazione, come dire, a domicilio. L'altra? Sì. Però l'altra, se fai il 20, tu l'hai messa il 27, non hai lunedì. L'altra potrebbe essere giovedì o venerdì, insomma, quindi ecco. Se no, appunto. Allora, intanto una? Intanto una, sì, riunione informale il 19 alle 17:30. Buona serata. Punto no. Punto 4. No. Oh, rinviato, rinviamo tutto. D'accordo. Va bene. La seduta è tolta, grazie. Buona serata.